E quello è morto. Piu! Piu! Quello è andato. Piu! 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 Morto. Vi siete rotti di tutti questi piu? Ma salve, ma ben arrivati. Ma lo sapete questo chi è, questo uomo affascinante con questo cappello? Assai affascinante. Beh, questo uomo è Electric. Brr, brr. Esatto, proprio così. Brr. Proprio come i brividi che vengono alla schiena alle donne che incrociano il mio sguardo. Brr. E siamo di nuovo su Zelda. B-O-T-W. Breath of the Wild. E come vedete ho un bellissimo abbigliamento qui, che non è altro che la tenuta, la tunica del cielo di Skyward Sword, che ho preso grazie all'amiibo di Skyward Sword. In questa settimana ho avuto 6 giorni rispetto all'ultima registrazione di Zelda per prenderlo. In poche parole, tu metti un amiibo, se non ti esce, ricarichi, rimetti l'amiibo. Se non ti esce, ricarichi, rimetti l'amiibo. Finché non ti esce un pezzo della tunica, poi aspetti il giorno dopo e così in 3 giorni puoi ottenere la tunica. Come vedete, ho anche quella del crepuscolo. Oh, mi mancano i pantaloni del crepuscolo qui. Mi mancano i pantaloni del crepuscolo, pace. Nessun problema a riguardo, perché li prenderò prima o poi. E oggi vorrei utilizzare proprio un po' di amiibo assieme a voi. Inizieremo proprio con quello di Skyward Sword. Perché? Perché quello di Skyward Sword fa cadere delle fantastiche scatole dal cielo. E in questo senso può essere quindi usato contro i nemici, mi sono detto. Perché se gli fai cascare tanti scatoloni sulla testa ai nemici, e quelli fanno male, mica ciaspole, oh. Mica stiamo a scherzare, oh. Mi avvicino 4-4, vedete che c'è uno spadone Gerudo. Questo me l'ha dato l'amiibo di Ganondorf. Quindi, oh oh, fermo, fermo, fermo. Avviciniamoci un altro po' perché qui non funziona. Ok, qui glielo possiamo lanciare proprio sulla testa. Ecco, proviamo. Appoggio l'amiibo. Fuim! Pam! Non gli ho fatto malissimo. Basterà un po' di spadate qua e là per farla finita. Uno spadone Gerudo micidiale, signori. Facile, facile. 2 colpi a testa e via. Passa la paura. Un po' ti senti di barare con questi amiibo che ti danno queste armi un po' OP. Cioè lo spadone Gerudo, come si legge, 36 di attacco rispetto a una lancia di Boblin, che è quello che io posso trovare qui. E che infatti non voglio. Ciao! E questo è il forziere che ha gettato il mio carissimo amiibo di Skyward Sword. Vediamo cosa c'è dentro. Uno scudo da soldato di ferro, non male. La mia borsa è piena, ma non è un problema, perché io ho anche scudi del ceppo, che fanno schifo, e posso anche liberarmene e prenderne uno un po' più serio. Perché no, direte voi. Adesso rompiamo gli scatoloni gettati sempre dall'amiibo. Come vedete trovo anche qualche bella freccia, che male non fa. Mi prendo questo pezzo di carne, che male non fa anche questo, perché è sempre buono. Qui ci sono dei funghetti, meglio non lasciarli lì, che sennò da soli si sentono appunto soli. E lì c'è una lucertola. Oh, c'è una lucertola, oh. Io ne prendo, sa, presa. Io mi sento un bamboccio quando parlo in questo modo. Adesso usiamo subito un altro amiibus. Un altro amiibus. Abbiamo quello di Link Arciere, quello blu, no? Link Arciere blu. Questo mi dà o un arco o delle frecce in genere. Più tanto pesce. Pesce a volontà proprio, lo sto mettendo sopra. Eccolo lì. Pesce e cibo, anche carne a volontà, come potete vedere. Prima apro il forziere e cosa c'è? Un arco da soldato, che dico, la mia borsa è piena, fantastico, ma tanto io ho anche gli archi del ceppo, che fa schifo, che posso anche buttare via e prenderne di più seri. Quanto è potente questo qua, non mi ricordo più. 14 non è male, eh? Non è affatto male. Voi che dite, che male o che bene? Non lo so. Oh, ci sono dei peperoncini buoni. Adesso utilizziamo l'amiibo di The Twilight Princess, che è quello qui, che vedrete un po' trasparente perché è verde. Pace, pace e amore a voi, non importa. Adesso lo metto qui sul mio Joy-Con e caccia fuori la roba interessante. Tanta frutta per lui, da lui. Freccia elettrica, signori, 5 frecce elettriche, che mica le vorrei buttare via. Oh, poi c'è anche tanta frutta qua. Dirai tu, che ci fai con tutta sta frutta? Beh, fa comodo, perché io non avevo tanta roba all'ultimo episodio, vi ricordo, e rischiavo sempre di morire. Invece adesso c'ho parecchia roba per sopravvivere. Adesso usiamo il Link di Super Smash Bros, che è sempre The Twilight Princess. C'è la possibilità di cacciare fuori le stesse cose dell'altro che abbiamo appena usato, ma usiamolo, chi se ne? Proprio chi se ne? Guardate la frutta che viene giù dal cielo, fantastic. E cosa c'entra il forziere se non una spada, che male non fa. Male non fa la spada, anzi, la equipaggio subito, 14, anzi, mica ciaspole, mica stiamo scherzando, questa fa male, oh. Adesso usiamo l'amiibo di
Ganondorfio. Il signor Ganondorfio che metto qui e questo mi potrebbe dare minerali, pietre o spadoni in genere. Ganondorfio si chiama, lo chiamano così almeno a casa mia. Spadone da cavaliere, direte voi. Oh, ma hai visto quanto è potente quello spadone? Io adesso però devo buttare via qualcosa, tipo sta torcia. Io che ci fuoco con le torce? Niente. Invece con lo spadone ci fo tante cose. Posso per esempio, non lo so, grattare la schiena ai babbuini, falciare l'erba, cioè con lo spadone ci puoi fare tante cose, no? Che magari con una torcia non puoi fare, no? Direte anche voi. Mi si è appena rotta l'ascia. Accidenti. Vabbè, tanto ce n'è un'altra, ce n'è io. Ce n'è io. Ce n'è io senza la V, un po' più dialettale. Ce n'è un'altra, ce n'è io. Poi mi sono chiesto, ma gli amiibo che non sono dei Zelda? Tipo questo di Lucario, guardatelo, questo è l'amiibo di Lucario. Molto carino l'amiibo di Lucario. Se io uso l'amiibo di Lucario, che succede? Beh, viene fuori roba random. Totalmente random, solo da mangiare, nessun forziere. Vedete, questo è cibo, un fungo qua. Un chiodone, che è un chiodo grande, grande. E ne ho anche un altro di amiibo qua, che non è di Zelda, qui in ufficio, lo utilizzo. È un robottino, guardatelo. È il signor robottino. Signor robottino che c'è una spina sulla testa, non so neanche di che gioco è, ma costava 3 euro, l'ho preso, 3 euro. Porca miseria, farò meno di un gelato. E cosa mi è venuto fuori? C'è un fungo qua di ghiaccio, si chiama appunto ghiaccino perché la fantasia dei traduttori è incredibile. Ghiaccino. E ho qui anche quello di Link Lupo, che potrei utilizzare, ma in modalità master, secondo me, muore subito. Io lo utilizzo. Evochiamo questo lupo, dai. Eccolo lì, il nostro lupetto. Stai zitto, bamboccio. Secondo me tu muori subito, ma vabbè, vieni con me. Ho deciso, finalmente, in realtà il video scorso mi sembra, che questo sarà un let's play solo tre cuori, come quello che già stavamo facendo, ma in modalità master potrebbe essere un po' più interessante, perché aumento da solo, già la difficoltà è maggiore, l'aumento ancora di più perché sono un pirla, ma non voglio esagerare non potenziando il vigore. Quindi il vigore lo potenzio perché proprio scemo non sono. Dai, cioè fatemi usare questi emblemi per qualcosa, anche fosse per grattarmi il pube, almeno qualcosa ci faccio. Desidero il portavigore. Sì, non c'è bisogno che me lo chiedi di nuovo. Ecco il nostro portavigore, un'attacca in più in quella barra verde che ci farà scattare, saltare e volare un po' di più. Bella storia, zio, bella storia. Bling! Secondo me quel Lionel lì, io adesso lo posso anche ammazzare con questi spadoni e queste cose che ho. Che dite, ci provo? È un po' folle, è bianco. Cioè, non è manco uno proprio. Secondo me non ce la faccio neanche con questi due spadoni, sa? Me se rompono e basta. Ah, ma c'è una cosa figa che io volevo far vedere. Andiamo di qua. Vi ricordate qui i guardiani? Adesso vi farò vedere come ammazzarli con estrema facilità. Salvo per sicurezza, perché non si sa mai. Ma con il buon tempismo e lo scudo, questi si ammazzano subito. Oh, ragazzo. Ah, non è questo, ok. Sei tu quello vivo? Bene, questo è quello vivo. Adesso, se il mio tempismo è esatto, guardate, spara a me, non al cane. Oh, no! Tempismo sbagliato. Tempismo sbagliato. Eh sì. Avete visto? Quando si tratta di morire, sono il numero uno. Sempre con stile. Non mi metterò a rievocare il lupo adesso. Però ecco, riproviamo. Questa volta starò un po' più attento. Che stavo attento al lupo che non so che stava facendo. Lo sto concentrato, eh. Dai, spara. Ops. Lo scudo da soldato si è rotto. Bene, l'ho appena preso. Era nuovo, pensa. Mamma, yessa! E quando becchi il tempo giusto, questi rimani a dormire subito. Subito! E guardate la roba bella che te lascia, oh. Tanta roba bella, oh. Bella! Wow, bella! Sono uscito da una fringuella, ma non ero una bidella. Che per caso mi si è bloccato il gioco perché il caricamento è rimasto così ormai da un po'. Ah no, ecco. Ci stava solo ragionando un pochino. Wow, bella! Adesso qui segniamo i posti dove noi dobbiamo andare. Andare. Oggi faremo tante cose interessanti, come andare dall'altra torre qua. Perfect. Qui c'è un sacherario che vedo a distanza. Ping. Qui ce n'è un altro, ma è un po' nascosto dalla torre, lo metto qui. Cos'altro vedo da quassù? Ecco, su questo isolotto non si vede a questa distanza, ma c'è un altro sacherario. Lo provo a puntare. Ping! Si sta proprio lì. E poi sui monti quassù, sui monti gemelli, ce ne sono altri tre. Quanti ce la faremo a farne oggi? Perché oggi io punto quelli, poi esploro da solo, no? Lo sapete come, proprio per non perdere troppo tempo. Ma sono molto interessato da quei ciaffi volanti, là, con quei palloncini simpatici. Quindi cercherò di arrivarci. Ci arriverò? Sì. Ci arrivo proprio easy, tranquillo proprio. Qualcuno mi ha visto? Olè! Pam! No, 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 non cadere! Non ca vabbè. Clamoroso, c'era un qualcosa lì su? Un forziere, qualcosa? Ok.
Madre divina, ma che sono morto per caso? Mi sa di sì. Non mi sono accorto dell'altitudine a cui ero arrivato. Bene, già due morti in un video. Numero 1. Non vedo nessun forziere né niente là sopra. Posso anche lasciarlo perdere. Ma devo risegnare i punti. Porca di quella zozza. Teletrasporto. Ci riprovo perché ormai sto qui. Tanto vale provarci. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Sei morto. What you gonna do when they come for you? Una libellula bella, la libellula. La voglio, libellula del sole. Un'altra libellula. Un'altra libellula, che bella. Dove sta? È sparita. Nessuno mi paga per fare tutto questo lavoro di pulizia. Io volevo fare il giardiniere da grande. Quindi mi addestro qua. E intanto prendo qualche cavalletta, che queste ti aiutano al vigore. Non so se voi lo sapete, ma aiutano. Cioè fai le pozioni buone. Quanto zompi, cavalletta? Sotomayo! Avevo detto che non esploravo niente, ma la mia attenzione è attirata da tante cose come sempre. Come queste scatole. Che c'era solo una mela dentro, ok. Anche qui, una mela e una ghianda. Easy. Dei fenicotteri. Pollame. Delle scatole belle, le scatole. Boom. Freccia di legno, freccia di legno. Boom! Freccia di legno! Boom! Freccia di legno! No, solo una ghianda. Dei barili belli! Mela! Belli! Belli! Una vita ancestrale, minchia! Come se non l'avessi mai vista. Reaction to cose che già hai visto mille volte in questo gioco. Vi piace questo video in cui faccio le reaction false? Beh, sappiate che non sono l'unico. Almeno io lo dico che adesso sto esagerando appositamente. E qui non c'è niente. Ho fatto la rima. Ma c'è una bestia di Satana qui. Ma è uno di livello 3. Io li chiamo così, di livello 3, ok? Per facilitarmi la vita. Ma adesso li ammazziamo facilmente, così. Matrix mode, bitches. Matrix. Oh, oh. No, lascia, non è buona cosa qui. Prendiamo la spadina, va? Piu, piu. Wow, schivata la Matrix in the house! Oh, ma questo c'ha un sacco di sangue, non muore mai proprio. In compenso ho preso una spada arrugginita. E un po' di cuori di Boblin e c'è un forziero! E una rupia rossa, 20 rupie, wow! Uno scudo arrugginito lo puoi vendere per niente! Pensa! Una libellula, che bella la libellula! Morta! Una libellula, che bella! Morta! Oh, i funghi che ci sono qua, oh, ma sono tanti! Taglio l'erba intanto, bip, che non si sa mai. Una cavalletta, che bella! Io mi prendo tutti questi funghetti. Ne manca solo uno! Preso! Come al solito, mi faccio trascinare dalle cose su Zelda. Vediamo un po' se ce la faccio ammazzare un po' di uccellacci. Iiii, neanche uno. Guarda, ma questo è grosso! Bello, mi piace ammazzare cose grosse. Sì, guarda un po' negli occhi. Piu! Liscio, clamoroso. E niente, stavo scherzando. Giù, ti recuperi. Come tutti, vieni un po' qua. Yeah, Matrix style, bitches. Questa spada non durerà niente perché con questi nemici le cose si rompono molto presto da quanti colpi devi dare. Intanto prendo un po' di zanne grublin che ancora non avevo. Una mazza, wow. Butterò via questa spada brutta per la mazza, perché a me piace dare le mazzate. E già mi si sta per rompere la spada, soldato. Cristio. Una volpe, bella, facciamola esplodere. Piu! È letteralmente esplosa perché si è disintegrata. È così che succedono qui le cose. Su Hyrule / Hyrule. Qui le cose esplodono, si disintegrano e diventano improvvisamente viveri, direttamente. Una libellula. Guarda questi, stavano nascosti sti zozzi. Oh, mi sta laggando. Questi mi sa che questi mi vogliono picchiare. Mi sa, eh. Quindi io lascio una bomba indietro e ciao. Ah, prima chi ammazzo prima? Quelli piccoli. Vieni qua, piccolo. Wow, calma. Mi si è rotta la spada. Mi si è rotta la spada. Ma che stiamo scherzando? Io ti tiro tante bombe, guarda. E caricati, 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 caricati. E piu. E quello è morto. Solo a bombe l'ho ammazzato. Me frega niente. Sì, pure questi, come no. Ciao allora. Venite qua, teschi. Sulle bombe. Piu!
Bomba in arrivo. Piu! Quello è andato. Mi manca un teschietto qua che... Piu! E... Piu! Alla grande. Oh, stai calmo. Fammi equipaggiare una spada che ti faccia male. Anzi, la mazza. Combatti, no? Fatte sutta. Wow! Mi devo mangiare qualcosa se non muoio. Dai, sotto. Wow, yeah, Matrix style. Come sempre, cioè io ormai i tempi di questi non solo li ho capiti, li ho letti, ci sono stato, ci sono ritornato, ci ho fatto tante cosacce e questo non vuole morire, quindi devo prendere un'arma un pelino più potente. Piu, 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 piu. Dov'hai, dov'hai? Piu, 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 piu. Mi sta per rompere pure questa. Allora te la tiro, guarda. Piu. Morto. Vi siete rotti di tutti questi piu? Questi piu? Non vi piace quando dico piu? Ti piace a te quando dico piu? Fatti sotto, no? Aio! Ma che sta scherzando? Piu, piu, piu! Ok, me la smetto. Giuro che me la smetto. Non è intelligente da parte mia dire sempre piu, piu, piu. Accidenti, ho finito le armi cioè le armi che non vorrei sprecare, ma vabbè. Beccati sta spadata e la facciamo finita. Piu! Morto. Ok, ho detto che me la smettevo. Non me la sono smessa, scusate. Uno scopettone! Ci si scopa con lo scopettone. Una zappa, ci si zappa con lo zappone. Avevamo detto che dovevamo fare progresso. La parola chiave degli episodi di Zelda è progresso. Si va avanti. Non è che si sta qui a parlare del più, del meno, a combattere, a rompere qui i minerali. No, si va avanti. E non a piare le pietre focaie che non serve a niente. Non è che appena si vede un minerale lo si insegue, lo si colpisce, lo si rompe per prendere un po' di sale. No. Qui si va avanti, si va nei sacrari. E che palle questi, oh. Però ci avete qualche arma buona? Non lo so, ma io lascio una bombetta qua e... Piu! Piu! Avevo detto che me la smettevo, ma a quanto pare non ci riesco. Piu! Intanto mi piglio una clava. Lo sapevate che le braccia degli scheletri si possono usare come boomerang? No. Chi è che me l'ha detto sta cosa? Piu! Forse non erano le loro braccia. Ah, forse dovevi indossare quella tuta strana a forma di teschio. Ora è chiaro, ora è chiaro. Progresso, stavo dicendo. Quindi andiamo a progredire, grazie. Ah, ma questa è quella col vento. Ma tu guarda, devo soltanto usare la paravela. Facile, no? Dici tu. Sì. Ho preso un ambrangiolini. Qui vado di qua, volando. Bella, sì. Wow, difficilissimo. Quello era difficile, ora ricordo. Oh, troppo presto. Ci arrivo, ci sono arrivato. E qui c'è uno spadone da soldato. Scusa scopettone, sei bellissimo, ti adoro, ma la nostra relazione è finita qua. Devo prendere lo spadone da soldato, grazie. Che lo spadone da soldato c'ha un astuccio bellissimo. Mi ricordo che ci ho fatto caso molto più tardi del dovuto. Olè, perché la parola chiave qui è progresso, non so se hai capito. Ed è prendendo gli emblemi che si... progredisce. Oh, guarda, ma lì c'è un altro affare che flutto. E lì mi sembra che ho visto un forziere, quindi mi arrampico lassù. E questo me lo prendo. Scusate, mi faccio prendere come al solito dalla curiosità, ma è per un motivo valido. What the fuck? Ma che è sti pipistrelli, oh? Via. Io lascio una bomba qua. Piu. Pure i teschi, ma tu guarda. Piu. Guarda, sti pipistrelli mi stanno per inseguire. Adesso ne ammazzo un bordello, guarda, Oh, piu. Madonna, fate la strage. Scusa, sì, ma devi morire. Ciao. Piu. Io vi giuro che volevo fare prima, ma qui mi succedono sempre cose strane. C'è uno stormo di pipistrelli così, non si è mai visto in Hyrule / Hyrule. Non si è mai visto qua. Ah, se mi arrampico qui su dovrei essere in grado di arrivare fino a lì. E vedete, sì, si vede che c'è un forziere. Ah, ma potevo semplicemente sparare a loro, se no. Una freccia e via, passa la paura. Ma guarda caso, qui c'è anche un Korogu, quindi due piccioni con una fava. Sto per finire la stamina, un salto! E c'è il Korogu. Quindi, ci arrivo tranquillamente. Ciao ragazzi, come state? Io devo soltanto prendere quello che portate qui. Fate finta che non ci sono, vediamo cosa c'è in questo forziere nuovo. Un martello di ferro! Che non posso tenere, quindi butto via la clava, che non me ne frega niente. Oh, no, sì! Ho fatto esplodere uno di loro, ma non ci ho fatto apposta. Adesso non è che mi fa cascare. Vediamo? No, ne devi ammazzare due per sbilanciare il tutto. Comunque sia, quale punto siamo più vicino? Al verde. Anche al rosso. Cosa c'era al rosso? Ok, il pilastrone. Mi sa che faccio il giro lungo. Faccio verde, giallo, rosso. Delle libellule le prendo al volo. Guarda come le prendo al volo. E... Pipiu! Pipiu! Guarda quante bestie lì, potrei fare una strage. Mamma mia, sono tanti e questo è pericoloso. Ce n'è addirittura uno marrone. Stavo dicendo che mi faccio i cazzi miei.
Ma che stavamo dicendo noi? Sacrario di Uagokata. Noi parliamo di progresso, la parola chiave qui è progresso, progredire, non so se hai capito. Ah ok, qui bisogna usare i cuboni di metallo. Adesso intanto mi prendo il forziere, facile, che sta qui. Cosa ci stai qui dentro tu? Cosa tieni dentro di te? Una Trambrangiolini, oh, ma oh, sono proprio fortunato, anche perché quella donna è molto bella. Non so voi, ma io sono un pochino innamoratino della signora Angiolini. No, ho fatto cascare tutto. La vita è ingiusta. Progresso, qui si prendono emblemi e si fanno cose che ti fanno progredire. Pam, sul testolino. Ehi ragazzo, guarda un po' qua. Che ne dici? Aia, ma che... Ma guardate, va un po' di sotto, va, che è meglio. Abbiamo salvato una persona. Cioè, non lo so, l'abbiamo salvata, sta bene? Non lo so. Mi prendo questo, questa è la mia ricompensa. Me la prendo da solo, non ti preoccupare. Lancia dei colpi liberi, la mia borsa è piena. Guardate la bastardata, addirittura qui ci stanno dei fiori in mezzo. Come per dire, se arrivavi troppo di corsa, li pistavi e te toccava rifare tutto. Ma qui si parla solo di una cosa. Progresso, signori, è la parola chiave. Progresso. Allora, che dovevo fare qui? Ah, qui è un gioco di attesa. Proprio tra i miei preferiti. Ui, fantastico. Ma sinceramente, no? Uno può giocarsela anche così, guarda. Olè, olè. La parola chiave qui è progresso. E noi stiamo progredendo. Felici? Io sì, molto. E finalmente scopriamo tutta sta mappa. Oh, guardate, lì ci sono altri cosi fluttuanti. Belli. E avendo portato a termine tutto quello che avevamo deciso inizio video, tutte le spuntine della mappa, io penso che oggi si possa chiudere qui. Sempre ricordando che la parola chiave è stata progresso. Ed è quello che abbiamo ottenuto. Solo grazie a me, che di nome faccio. Ah, prima ricordate di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Se vi è piaciuto il video, mi stavo scordando. Anche se non vi è piaciuto, mettetelo così, tanto per. E questo era Electric. Brrr. Brrr.